Simona, oggi a pochi passi da qui Palazzo Colonna un vertice promosso da Renzi e dal suo governo appunto riguardo il TTIP, che poi è stato il punto centrale dell'intervento di Di Battista alla Kermesse del Circo Massimo, però noi ce ne eravamo già occupati molto tempo fa. Perché siamo qui in presidio, soprattutto in questo clima di polizia che non ci permette neanche di fare quattro passi? Esatto, noi siamo qui come campagna Stop TTIP Italia per rappresentare quella parte di società civile che non è stata invitata a questo vertice. A questo vertice infatti presideranno i ministri del commercio dell'Unione Europea, i negoziatori USA e UE e anche i rappresentanti del mondo dell'imprenditoria. Noi oggi siamo qui perché il nostro obiettivo è quello di rappresentare la società civile e in particolare ricordare che il TTIP è un trattato che non ha come principale obiettivo quello di determinare un pieno riconoscimento e tutela di diritti fondamentali come la sicurezza alimentare, come la tutela dell'ambiente, della privacy, dell'accesso ai servizi pubblici come appunto il servizio sanitario, ma come principale obiettivo quello di tutelare soprattutto gli interessi delle grandi multinazionali. E il sistema ISDS, che è di arbitrato internazionale, ha come principale obiettivo proprio questo, cioè permettere alle multinazionali di citare in giudizio quello Stato che adotta delle politiche, delle leggi o delle norme che hanno come principale obiettivo quello di tutelare i diritti della società civile, tra cui per esempio il diritto alla sicurezza alimentare e quindi a impedire che gli OGM possano avere accesso nel mercato europeo. Era fondamentale, era importante essere qui oggi, però la polizia non ci fa fare neanche due passi. Forse non riguarda, riguarda tutti questo trattato, non solo il governo, no? Ma la polizia sta qui a garantire la segretezza del trattato, fondamentalmente. Mentre si parla delle meravigliose imprese del governo Renzi che si prepara ad abbattere le tasse e quant'altro, i telegiornali di questa vicenda non dicono nulla, eppure questa vicenda è centrale per tutti quanti noi. Qui si sta discutendo di quello che accadrà di tutti i beni comuni in questo paese, si sta discutendo di quello che accadrà dei servizi, dell'ambiente, del patrimonio comune. Se tutte queste risorse che ci appartengono a tutti devono essere prateria su cui si confronteranno la libera concorrenza del capitale, diciamo libera concorrenza, in realtà sappiamo che ormai sono solo monopoli. Quando una vicenda così rilevante viene completamente, i cittadini vengono esclusi, la politica non interviene, tutto si risolve in un problema dei tavoli tra tecnici che nessuno conosce, che non rappresentano nessuno, penso che il tema della democrazia ormai è veramente bypassato, questa è la situazione. Il cammino è lungo, dicevo, e appunto una semplice adunata al Circo Massimo con l'uomo della provvidenza di turno non penso che basterà affrontare i problemi, c'è bisogno di attivazione concreta, di conflitto, di costruzione dentro i territori, di questo abbiamo bisogno e nei posti di lavoro. Io lo pronuncio TIP semplicemente, perdonatemi, ma sarebbe, se realizzato, il trionfo dell'ultraliberismo, cioè quel meccanismo economico che ha messo in ginocchio mezza Europa e che si fonda su questo dogma, togliendo diritti al lavoro, togliendo diritti ai salariati, privatizzando tutti i servizi pubblici e i beni comuni, lasciando mano libera alle aziende, alle imprese, alle multinazionali di devastare, inquinare, eccetera, eccetera, si crea ricchezza e questa ricchezza arriva a tutti. Ma è anche la politica che sta facendo Renzi. Non sono soltanto le multinazionali, l'Unione Europea, Renzi dice le stesse cose.